Buongiorno a tutti, sono Alessio ed eccomi qui per il nostro terzo incontro per mantenersi in forma con una gamba ingessata. Ponete sempre un peso di 2 kg sulla gamba opposta a quella del gesso, perché il gesso pesa 2 kg e quindi ci equilibriamo. Oggi faremo degli esercizi a terra non poggiando la gamba con il gesso. Quindi appoggiamo le nostre stampelle per terra. Appoggiamo le mani per terra, piano piano, scivoliamo. L'altra gamba con il gesso la appoggiamo sopra quella senza il gesso. Allontaniamo le spalle dalle orecchie. Tiriamo gli addominali in maniera tale che il nostro corpo formi un asse perfetto. E poi respirando scendiamo. E tornando su, espiriamo. Le braccia devono essere perfettamente perpendicolari alle spalle, devono essere lontane dalle orecchie, e quando scendiamo i gomiti devono sfiorare i nostri fianchi. Ricordiamoci che quando scendiamo inspiriamo, quando saliamo espiriamo. Il nostro sguardo deve essere circa 30 cm dalla nostra posizione perpendicolare degli occhi, quindi non così, ma a 30 cm davanti a noi. E ne facciamo 10 serie. Se vogliamo rendere l'esercizio più semplice, appoggiamo le ginocchia e continuiamo ad eseguire l'esercizio nella stessa maniera. Facciamo una sorta di altalena, i piedi vengono in su, il petto viene in giù, mantenendo quindi un perfetto angolo a 90 gradi tra il nostro quadricipite femorale e i nostri polpacci. Ne facciamo, abbiamo detto, 10 serie, dopodiché avviciniamo nostre mani per lavorare più sui pettorali centrali. Stessa cosa, torniamo in posizione eretta, sguardo 30 cm più avanti e giù. Stessa cosa, per rendere l'esercizio più semplice, appoggiamo le ginocchia in terra. Ne facciamo 10 serie, 10 ripetizioni. Allarghiamo la presa delle nostre mani in terra per lavorare sui pettorali esterni. Ritorniamo in posizione eretta e scendiamo. I gomiti non vanno in fuori, ma vanno sempre in dentro. Ricordate che la sequenza in salita deve essere più lenta di quella in discesa, generalmente di 2/3 più lenta rispetto a quella in salita e a quella in discesa, scusate. Quindi torniamo nella nostra posizione iniziale. Quindi se a scendere facciamo così, a salire molto più lentamente. Concentriamo il nostro sforzo sulla zona del pettorale. Per lavorare correttamente immaginate di spingere, guardate i miei mignoli, di spingere sui mignoli in maniera tale che lavoreremo maggiormente sui nostri dorsali, oltre che sui pettorali. Quindi, per rendervi l'idea, immaginate di avere due spugnette sotto le ascelle e che le tenete strette, non volete che esse cadano.
vostre sequenze, tornate su, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, e voilà! Vi rimettete in posizione verticale, riprendete le vostre stampelle, vi riposate o in piedi oppure vi sedete e recuperate. secondi di recupero e poi continuate a fare i vostri esercizi. Quindi tre serie con la presa a mani vicine, tre serie con la presa a mani altezza delle spalle, tre serie con le mani allargate. In questa maniera lavorerete tutta la fascia dei pettorali, dorsali e anche i muscoli del trapezio. E per oggi basta! Ciao!